Esprimo vicinanza e sostegno convinto a tutto il personale sanitario, medico e paramedico dell'ospedale Umberto I e del DEA Nocera Pagani Scafati per le difficili condizioni in cui da sempre e ancor più ora si trovano ad operare. L'azione dell'amministrazione comunale sarà sempre a sostegno della qualità delle prestazioni nell'interesse della popolazione e della qualità dei servizi, che deve essere garantita dalla direzione sanitaria e da quella aziendale, ancor più a monta dalle decisioni che la Regione deve assumere nell'interesse di una delle zone più complesse, popolose e strategiche dell'intera provincia e tra le più rivelanti della Campania. Vi sono vicino sindaco di Nocera Inferiore, l'avvocato Maglio Torquato. I motivi sono vari. Prima colpo importante è quello di portare qui finalmente l'apparecchiatura per processare i tamponi. E ci troviamo in una fase drammatica perché c'è un'impossibilità a tracciare in modo completo le catene di trasmissione. Abbiamo un ritardo notevole nella comunicazione dei reperti, che ha fatto sì nei giorni scorsi e che ha portato alla chiusura di varie unità operative a trattenere pazienti positivi a Covid in un reparto di degenza ordinario, il più spesso delle volte vicini a pazienti non Covid. Quindi questo per i ritardi nella comunicazione, c'è un grosso gap nella trasmissione dell'informazione. Come si spiega, appunto, oltre ai ritardi della comunicazione, proprio il fatto che questo macchinario sia stato consegnato all'ospedale di Agropoli, ancora prima a quello di Eboli e a Nocera Inferiore ancora non se ne parla? No, a questa domanda non so assolutamente rispondere, è una domanda veramente molto difficile, ce lo siamo chiesti, siamo dati tante risposte sanitarie, risposte politiche, però di fatto l'apparecchiatura a Nocera non è ancora arrivata. Ecco, qual è la situazione attuale dell'Umberto I? Allora, vari reparti chiusi, tra cui il reparto che dirigo, la medicina, la ginecologia, come ho già detto, che apre e chiude ogni 48 ore, problemi in TIN, problemi in pediatria, si stanno poi via via verificando casi singoli in tutte le unità operative. Quindi questo espone noi sanitari a un duplice rischio, il rischio legato al lavoro e il rischio poi a casa, legato, diciamo, al rischio comune alla popolazione. Tra i tanti problemi che sono emersi è quello della mancanza di un percorso riservato ai pazienti Covid all'interno dell'ospedale. Sì. Come pensa che si potrebbe risolvere, se si può risolvere, individuando in zona un ulteriore ospedale Covid? Che sia Nocera, che sia Sarno, che sia, ma bisognerebbe individuare, penso, un nuovo ospedale Covid. Ecco, al netto Scafati non regge più, non ce la fa più. Al netto del Covid, da parecchie fonti escono, insomma, notizie come se le altre patologie, tra virgolette, siano un po' trascurate. Sì, sì. C'è stata una chiusura dell'elezione, una chiusura degli ambulatori specialistici, bloccato lo screening e la prevenzione oncologica. Il paziente soffre, il paziente muore anche per altro, muore soprattutto per altro. Che il Covid oggi riceve assistenza. Le altre patologie, non sto parlando di patologie impegnative come la patologia tumorale, ma anche patologie anche più banali. Gliel'abbiamo detto che ci sono degli ospedali che lavorano, noi non rifiutiamo nessun paziente e ci sono altri ospedali che chiudono a tutti i pazienti. Lo sa, nonostante tutto noi siamo aperti. Nonostante tutto noi accettiamo tutti, indistintamente. La situazione nell'ospedale, in tutta la sanità salernitana, è una situazione convulsa e confusionaria. Purtroppo questo non riguarda solo l'ASL, ma riguarda anche il RUCI. Il problema è che, come stavo dicendo e come dico ai miei delegati, il problema è che chi non sa gestire, non ha saputo gestire l'ordinario, difficilmente riesce poi a gestire situazioni di emergenza così complesse, uniche e spero irripetibili. I problemi sono due fondamentalmente: potenziamento della dotazione organica in tutte le strutture, fondamentalmente con tutti gli operatori sanitari capaci a contrastare questo fenomeno epidemiologico, e in secondo luogo la definizione di percorsi certi, percorsi lineari, percorsi che non sono confusi e che non si sovrappongono a percorsi non Covid. Purtroppo questo anche per problemi strutturali è difficile, per cui sarebbe stato opportuno differenziare le residenze ospedaliere in maniera netta e definita, anche perché, se è vero che siamo tutti concentrati sul Covid,
ci vorrebbe la stessa concentrazione per evitare che dopo la pandemia da Covid ci sia la pandemia da non Covid, cioè tutte quelle persone che hanno delle deficienze immunitarie, che hanno, sono immunodeficienti, hanno problemi cardiocircolatori, problemi di tumore ed altre patologie che si possono cronicizzare e che comunque se non prese adeguatamente possono diventare nefaste e infauste, con esiti infausti per i pazienti. Quindi bisogna avere, bisognerebbe avere effettivamente una grossa capacità di riorganizzare e rimodernare tutta la filiera dei servizi sanitari, e questo si ripete, vi ripeto, si fa su, con due aspetti fondamentali: potenziamento degli organici e definizione netta e precisa dei percorsi da poter dei percorsi che è diciamo l'elemento che più favorisce l'insorgenza di nuovi focolai, specialmente tra gli operatori sanitari. Io ritengo che in effetti la situazione è più sotto controllo, nel senso che anche se vediamo i decessi sono molto sottostimati rispetto a quelli di marzo. È chiaro che bisognerebbe riuscire ad avere una possibilità di mettere in filiera gli asintomatici, sintomatici e poi quegli infetti nel concreto. E questa riguarda appunto una riorganizzazione della rete territoriale dell'emergenza e della rete ospedaliera, che avrebbe bisogno di effettivamente degli ingegneri capaci a distinguere i percorsi e a finalizzarli a quelle che sono le effettive esigenze della comunità di riferimento.